porta via l'orientamento senza perdere tempo, finalmente il cambiamento. Questa metodologia di potatura che adesso prende il nostro nome è uno studio che è partito quasi 25 anni fa. Mi sono sempre divertito e appassionato a disegnare sia gli animali che le piante. E poi ho iniziato proprio lì a disegnare le piante di vite e disegnandole mi sono incuriosito molto della morfologia, cioè delle forme, e di quello che l'uomo faceva per contenere queste forme. E la vigna adesso è addomesticata dall'uomo per essere coltivata, per dare dell'uva che poi farà del vino. La coltivazione della vite da sempre e il rapporto dell'uomo con la pianta ha fatto sì che la pianta fosse costretta dall'uomo ad assumere forme e dimensioni che potessero renderla coltivabile. Le forme che avevano anche identificato le regioni, le province. In Sicilia trovavi l'alberello, poi andavi in Abruzzo, trovavi il tendone, no, andavi in Toscana, c'era un sistema denominato doppio capovolto. E poi questa cosa si è evoluta nel tempo e dalle forme della tradizione che identificavano e davano identità ai territori ed erano molto vicine a quella che è la natura della pianta, si è passati invece alle forme più moderne che invece sono molto omologate e dove l'intervento dell'uomo è molto invasivo. La vite, quando subisce un taglio, una ferita, all'interno subisce una porzione di legno che muore, che è, scusate il giro di parole, proporzionale alla dimensione del legno che ho tagliato. Il nostro mestiere nel nostro gruppo è quello di formare gli operai, i salariati delle aziende all'interno delle aziende, fornire loro gli strumenti per essere in grado di intervenire in modo meno invasivo possibile sulla pianta, nel rispetto di quelle che sono le esigenze dell'azienda, della situazione nella quale si trovano a lavorare. Le nostre osservazioni sono partite andando a ricercare un po' perché gli impianti più anziani, quelli che avevano una collocazione territoriale, vivevano bene a lungo e perché gli impianti intensivi crepano, si deprimono, si ammalano e quando hanno 20 anni e dovrebbero iniziare ad essere, come dire, nel fior fiore delle proprie attività vitali e produttive, è ora di togliere la vigna. È stata una tendenza, non è stato uno studio, un'attenzione, una ricerca, è di andare nelle forme omologate per ridurre i costi e competere con le viticolture del mondo, quando tutto questo ha potuto dare in parte dei risultati, ma quando la pianta è arrivata ad avere una certa età, è stato necessario castrare le piante perché non c'era lo spazio per le ramificazioni. Alla fine del tronco dobbiamo creare delle uscite, che sono i rami. Se tu impedisci la formazione dei rami e la tronchi qua, perché le dici di stare lì, non ti puoi allungare più di troppo, perché io ho fatto una coltivazione intensiva, lei cosa fa? Deperisce la potatura e il viticoltore, che sia piccolissimo, minuscolo, bista, che sia medio o che sia una mega azienda, la deve fare tutti gli anni. Noi trascorriamo, come dire, numerose giornate durante la stagione all'interno delle aziende con i gruppi dei potatori per sollecitare una criticità nell'operatore che gli dia poi autonomia. Cerchiamo di dare degli strumenti tecnici e formativi affinché la gente sia capace di fare anche nello stretto. Abbiamo preso quello che c'era nella tradizione e abbiamo cercato di portarlo nella viticoltura di oggi. Oggi non è pensabile dire ok, gli impianti sono fitti, li togliamo, ritorniamo come prima. Il fatto stesso che noi abbiamo inventato e fondato la prima scuola italiana di potatura della vite la dice lunga sul fatto di quanto questi argomenti vengano approfonditi a scuola. Zero.
prima è partita con due sedi. L'obiettivo della scuola, che non è il nostro core business, era quello di sensibilizzare. Condividiamo tutto quello che sappiamo e vediamo che cosa succede. Infatti siamo passati da due sedi nel 2009 a 12 sedi. In ogni sede abbiamo voluto cercare dei partner istituzionali. L'idea nostra è di creare un centro di formazione permanente che poi venga nel tempo gestito dagli enti preposti di territorio. Gli studenti, per esempio, li facciamo partecipare gratis. Cioè ci abbiamo dentro dall'ingegnere che vuole cambiare mestiere al, che ne so, super professionista che si prende due giorni perché c'ha a casa le viti lasciate dal nonno, dallo zio, dal papà, agli enologi, ai professionisti. Sono tre giorni, due inverno e uno in primavera. Non impari a potare in tre giorni, ma impari a ragionare su quello che vai a fare, sull'anatomia, sulla fisiologia, su cosa significa fare un taglio, quali sono le conseguenze del taglio. Abbiamo preso questi concetti di ramificazione li abbiamo trasportati sugli impianti moderni e abbiamo insegnato agli operatori a gestire queste cose. La nostra forza è il gruppo, sono tutti ragazzi molto giovani, dinamici, creativi, indipendenti. Chi più beneficia oltre alle piante di questo sono gli operai, i salariati, perché si sentono valorizzati, qualificati, hanno un senso di appartenenza, aumenta la loro fiducia, la loro criticità, la capacità di regolarsi anche, perché poi l'osservazione che si ripete diventa casistica e diventa anche un dato scientifico. Incontra e conosce qualcuno che agisce senza aspettare nessuno, forza nei piedi.